Instagram, profili Instagram, fotografi, scouting di fotografi. E io ti ho beccato. Ti ho beccato, sei un profilo secondo me incredibile. Si chiama come me, si chiama Francesco, il che non fa di lui un fotografo, sicuramente, perché diventa fotografo attraverso i suoi lavori. Ed è un profilo interessantissimo, perché mi darà la possibilità di affrontare una serie di temi di fotografia che voglio affrontare, mai come in questo caso, bene, in modo tale che comprendiamo una serie di fatti. Sapete che io sono Francesco Verolino, street photographer napoletano, che non vado avanti se non metti il like preventivo. Funziona così su questo canale, quindi like preventivo, importante per tutti i creators, iscrizione importantissima, perché più cresce questo canale più aumentano le cose belline che possiamo fare insieme. A proposito insieme, io ti ricordo il mio server Discord, o meglio il server Discord del canale, dove stanno arrivando un sacco di persone. Tema del mese il cerchio, sarà fantastico, quindi sarà importante. Però Francesco Tadini, fotografo di Milano, io non mi voglio perdere in chiacchiere, perché secondo me c'è talmente tanto da fare e da parlare che ci serve un po' di tempo. Quindi indosso gli occhiali, switcho poi sul mio desktop, eccolo qua. Lui è Francesco Tadini, vedete che come al solito sono profili che io scelgo di grande potenzialità, 1604, 700 post, quindi ha pubblicato un bel po'. Mi piace moltissimo la sua biografia, è la sintesi, ma del resto se voi andate a vedere fotografo, che vuol dire che è già un soggetto che si muove su un concetto di sintesi, regista, e quindi che deve descrivere un fatto e il suo lavoro, evidentemente autore televisivo, profilo interessantissimo, mette anche il suo link, nel mentre io lo so che voi ora aspetterete un attimo prima di andarlo a visitare e di fare il follow a Francesco Tadini, ma profilo Instagram che andremo a vedere. Ci sono anche un po' di amici che lo seguono, però fondamentalmente poco, perché come piace a me, profilo piccolo di grande potenzialità. Allora, la sua fotografia è la sintesi, ed è la sintesi di aspetti cromatici, ed è la sintesi di figure, ed è la sintesi di geometrie, è l'esempio della sintesi. Quindi questa cosa mi piace, secondo me Francesco deve essere uno, anche se nel mondo della creatività, che comunque ha nell'essenzialità la sua base di partenza, cioè deve fare cose intelligenti e che devono arrivare, e io devo dire queste arrivano, hanno un bellissimo impatto. Poi vi dirò per bene di queste fotografie cosa mi ha colpito. Vedete l'impatto cromatico dell'abbinamento, che non è banale, con le figure che quasi si dissolvono, è ovviamente una tecnica di post-produzione, perché se noi vediamo il pavé a terra, noi lo vediamo definito, quindi lui lavora le sue fotografie sotto tutti i punti di vista, probabilmente alcuni effetti prova a darli anche già in fase di scatto, di realizzazione, però gran parte di tutto poi lo va a fare in post, evidentemente, e questa cosa a me piace moltissimo. Quindi sono sicuramente fotografie che si vede hanno subito un'evoluzione, e io però vi voglio segnalare come, e questa è poi la dimostrazione di come tanti fotografi poi fondamentalmente non credono in Instagram, secondo me sbagliando, perché comunque è un modo per presentarsi al proprio pubblico, quindi è un pubblico che è in qualche maniera catturato in maniera smart, che si ferma magari su una fotografia e cerca di comprenderla, e poi dopo ci deve essere altro dietro l'Instagram. Però l'ultima fotografia postata è dell'11 maggio. Io devo dire molto male, c'è Mario Del Giudice che ha messo il like, quindi è seguito anche da alcuni miei amici. Mario Del Giudice è stato a Napoli ed è anche lui un fotografo in forte evoluzione. Però voi ragazzi non vi distraete mai e mettete a punto i vostri profili, perché il ti ho beccato piomba e non sapete neanche come e perché. E quindi questo è. Io voglio tornare un attimo da voi, perché esiste questo concetto, e io ne voglio parlare bene, questo concetto del fatto che Francesco Tadini fa un lavoro che è quello del regista, ed è un lavoro che in qualche maniera parte da una comunicazione diretta di un fatto, cioè dal fatto che io devo raccontare una storia, la racconterò con le immagini, la racconterò nella costruzione poi di un percorso, quindi uno storytelling e tutto quanto il resto. Però trovo molto interessante
purtroppo che nella storia abbiamo avuto altri casi di registi fotografi. Uno per tutto è un fotografo che io amo, che è Fanon. Fanon ha poi questa capacità di costruire mondi, che sono tipici, no? Perché noi abbiamo una fotografia di strada che è una fotografia tendenzialmente di reportage o documentaristica, e quindi noi raccontiamo la realtà, come dall'altro lato noi possiamo creare mondi. Io mi ritengo un creatore di mondi, anche se non sono un regista, cioè mi piace creare mondi. E questa cosa ovviamente io la faccio in una maniera che è più antropologica e meno estetica, quindi più legata al territorio. In questo caso è una ricerca molto estetica di creazione di mondi e soprattutto di creazione di mondi in una visione onirica. Questo fatto io credo sia un fatto evolutivo di Francesco, e poi dopo lo andremo a vedere, ma è quello che poi mi ha attratto sul suo profilo, che mi ha stupito perché non aggiorna da un bel po' il suo profilo Instagram, ma è presente, quindi ne possiamo parlare, e mi ha stupito soprattutto per la sua evoluzione, proprio a comprendere il suo lavoro di ricerca. E questa cosa secondo me è fondamentale, che si può vedere se volete in un profilo Instagram, però è una cosa che vi fa apprezzare ancora di più. E poi soprattutto le tecniche proprietarie che ha sviluppato, e quindi abbiamo visto le ultime fotografie. Ritorno sul suo profilo Instagram proprio per andare a comprendere in qualche maniera le sue evoluzioni. Ecco qua, lo vediamo dal feed intero, ci sono alcune fotografie che mi fanno impazzire. Ecco, questa per esempio è una, perché è indubbio che sia una composizione di un abbinamento di qualche cosa che sta molto bene. È ovvio l'associazione di interni, perché la fotografia è interna e poi ne abbinate altre due esterne, probabilmente sarà una sfilata di moda che lui ha visto in questo modo. Però da questa fotografia concettuale orientata alla sintesi estrema, dove la figura umana è sempre rilevante, oppure ci sono dei giochi di geometria come in questo caso, noi arriviamo dopo un percorso. E questa è l'ultima fotografia del 2018, una delle fotografie del 2018, dove invece la sua fotografia era descrittiva, era ricca, era piena di elementi, e vedete come già qui l'occhio si perde su una serie di particolari, quindi era meno di sintesi. E comunque in tutti i casi ce n'è una in particolar modo che ho apprezzato di questa serie, nella realtà molte, ma che mi fanno conoscere poi il fotografo al di là di quella che è la sua evoluzione fotografica. Allora, molto è questa che credo sia stata fatta poi per, nell'ambito poi o di un lavoro oppure di una sua produzione per l'Ability Day, per la Fondazione Tavecchio. Mi piace moltissimo, vedete come lui prende la sintesi, no? Come vi attrae grazie a una serie di elementi. Vi attrae con il cerchio, e ricordatevi server Discord, perché il tema del 2012, di dicembre 2023 è il cerchio, e che come attrae con gli impatti cromatici, e come è significativa di un fatto, di una storia. Ok, non mi stupisce che Francesco sia un regista, e anzi io devo dire la verità, ok, questa mi fa impazzire, 3 metri sopra il cielo. Vedete come la sintesi e la sua ricerca poi sia una ricerca, io direi quasi per lui, cioè una ricerca di chi se ne frega un po' del pubblico, ma di chi vuole in qualche maniera costruire delle immagini che non siano banali. E la banalità nelle immagini di Francesco io non la trovo praticamente mai. È un fotografo che mi piace molto, mi auguro quando sarò a Milano di poterlo incontrare, e quindi oltre allo scouting di poter fare anche 4 chiacchiere con lui. Mi piace moltissimo, oppure se lui viene a Napoli ovviamente ci possiamo incontrare, credo che sia qualcosa di simpatico affrontare concettualmente proprio la fotografia. E questa idea dell'evoluzione, che vedete come è forte, poi permette a Francesco di sviluppare una sua tecnica proprietaria. Sua tecnica proprietaria, che è quella di cui abbiamo parlato, quindi impatti cromatici, impatti di luce, contrasti, quindi è sicuramente un qualcosa di molto ricercato, io devo dire, non alla portata di tutti, neanche per la comprensione. Ma andiamo a vedere il suo profilo, Francesco Tadini,
ok, questo evidentemente lo aggiorna di più. Infatti vedete Francesco Emilio Tadini in mostra a Mantova, forse sarà un figlio o il padre oppure qualcun altro. Comunque dal 21 novembre libreria, al 21 novembre 23, quindi editore anche di un libro. Mi piace moltissimo la definizione fotografo e regista, perché è una cosa che impatta molto sulla sua identità, cioè io chi sono, e quindi questo fatto funziona. Sono un fotografo e sono un regista, quindi io racconto storie. E poi abbiamo le sue fotografie nella sua gallery, che io vi invito ad andare a vedere perché è fatta molto bene, sempre con questa tecnica che io trovo affascinante. E poi, ok, sono anche lavori evidentemente indoor di lavori, poi a voi sta andarvi a leggere tutto. La sua galleria di ritratti, che evidentemente sono anche questi ricercati, scene dove c'è sempre questo abbinamento all'arte, quindi alla danza, teatro, musica and over e altro. E poi ovviamente, ok, come tutti i personaggi sono sempre un po' eclettici, quindi spazio Casa Museo Spazio Tadini di Milano, dove progetta e promuove eventi culturali e artistici. Mi fa piacere Francesco, io devo dire è stato veramente un piacere conoscerti. Credo anche per le persone che vedranno questo video e che seguono il canale, quindi torno da voi perché mi sono perso. Quindi fondamentalmente il concetto di sintesi, il concetto di evoluzione, il fatto che molte volte il nostro lavoro ci porta a fare delle cose, abbiamo l'esempio di Fanoe, abbiamo l'esempio di Francesco Tadini, che poi crea mondi. La sua fotografia cambia il momento in cui ha pensato di creare mondi, lo fa con una buona tecnica. Il vantaggio e l'utilità e l'esperienza di creare delle tecniche proprietarie, quindi delle tecniche che noi conosciamo e che evidentemente fanno parte del nostro bagaglio di esperienza. Un gran fotografo. Allora mi auguro che lo seguiate, a voi, ma soprattutto io mi auguro che Francesco continui a pubblicare le sue fotografie su Instagram e continui questo dialogo con il suo pubblico. Ragazzi, io cosa vi devo dire? Rubrica affascinante dal mio punto di vista, abbiamo conosciuto un altro fotografo, quindi io vi saluterei e ci vediamo questa settimana 2-3 volte, quindi sarà simpatico. Ci vediamo con cose ovviamente differenti, like, consuntivo e inevitabilmente l'iscrizione. A prestissimo.